Ciao e bentrovati a tutti. Oggi preparo delle focaccine morbidissime, paragonabili a quelle di un noto supermercato. Per questa ricetta ringrazio Angela che me l'ha regalata. Allora, gli ingredienti di cui ho bisogno per preparare queste focaccine morbide morbide sono 800 g di farina 00, 500 g di acqua, un pizzico di zucchero, ci aiuta per la lievitazione, 8 g di sale, 110 g di olio buono, 10 g di lievito di birra. Inizio subito versando lievito e zucchero nell'acqua e faccio sciogliere un pochino. Verso l'acqua con il lievito nella farina e inizio a incorporare bene e lavorare per un po'. Non è necessario lavorare tantissimo. Lavoriamo un pochino e l'impasto ormai è quasi pronto. Aggiungo l'olio . Lavoro bene, che si incorpori completamente anche l'olio. Quando l'olio è quasi completamente incorporato, ma ce n'è ancora un po', aggiungiamo pure il sale e continuiamo a lavorare affinché venga assorbito completamente pure il sale. Quando l'impasto ha preso tutto l'olio è così. Ora lo copriamo bene. Eccolo qua. Copriamo bene con la pellicola. Faccio qualche buchino. Dopo circa un quarto d'ora che l'impasto sta lievitando, vado a fargli qualche piega. Non serve toglierlo dalla ciotola, si possono fare anche tenendola lì. Ecco qua. Richiudo. E lascio lievitare. Dopo un altro quarto d'ora riapro, seconda e ultima piega. Richiudo e lasciamo lievitare. L'impasto ha raddoppiato il suo volume. Lo rovescio sul piano da lavoro e preparo delle palline. Cerchiamo di prepararle bene o male tutte uguali. E andiamo a sistemarle su una teglia del forno con carta forno. Una volta create tutte le palline, ho messo un po' d'olio d'oliva in una ciotolina, bagno le dita e vado a fare i buchetti, classici buchetti
sulle focaccine. Schiacciamo bene fino in fondo, perché poi comunque devono lievitare ancora un po' e si rigonfiano. Pronti per andare in forno, le focaccine sono ben lievitate. Come dicevo prima, 170 gradi, ventilato per circa 10-12 minuti o comunque fino a doratura. Una volta che le focaccine sono cotte, le vado a spennellare subito con un mix di acqua e olio in quantità uguali, non c'è una dose precisa. Ed ecco qua le focaccine morbidissime, una volta raffreddate possiamo finalmente gustarle. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, provatele, dopo non potrete più farne a meno, sono veramente sofficissime. Sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti per realizzare a casa queste sofficissime focaccine.